Buonasera, buon lunedì, bentornati al nostro Tu per Tu, bentornato al Presidente Galli. Buonasera. Dunque, prima di tutto un po' di, di suggestione vissuta a Villa Ricalcati che eh, si è trasformata in un paesaggio spaziale eh, con un'iniziativa molto seguita e molto interessante e tra l'altro un frammento di Luna nel Varesotto non si era mai visto. Ah, io direi che anzi vi ringrazio e approfitto di questa trasmissione per fare un piccolo spot perché merita veramente, è stata inaugurata sabato scorso questa mostra su quella che è stata l'avventura lunare. Dell'umanità, anche se poi portata avanti sostanzialmente dagli Stati Uniti dopo e dall'Unione Sovietica nella prima fase, con delle presenze assolutamente straordinarie. Per cui, sabato e domenica, venerdì sabato e domenica c'è stato Charles Duke, che è uno degli astronauti ormai quasi ottantenne, ma in forma strabiliante, uno dei dodici uomini che ha camminato sulla Luna. Quindi, è stata per gli appassionati un'occasione un veramente unica. C'è una riproduzione scala 1 a 1 del modulo di comando che è stato usato per andare appunto sulla Luna e lì, lì proprio da vedere, è ricostruito all'esterno e all'interno fedelmente con addirittura recupero del software direttamente dalla NASA usato nel 72 per quella, per quella missione, missione lunare e poi cosa veramente straordinaria c'è cioè un pezzetto di luna di 93 grammi che dicono gli esperti è una misura veramente Altissima rispetto ai pochi grammi che la NASA dà nella, nelle varie manifestazioni del mondo, che per un mese saranno tutti disponibili a Villa Recalcati. Quindi, veramente ringraziando il FOM, l'Osservatorio di Tradate, che col dottor Crippe e il dottor Pizzimenti hanno messo in piedi, insieme a moltissimi collaboratori volontari, questa iniziativa. Ma l'invito veramente a cittadini, soprattutto scuole, ragazzi e bambini, di approfittare di questo mese, di questa presenza a Villa Recalcati, perché è una mostra veramente unica. Difficilmente credo a tutti noi capiterà di poter rivedere un'altra volta nella vita un pezzo di luna. Adesso torniamo sul pianeta Terra con, <ride> ahi, noi argomenti un po' più eh, dolorosi. Dunque, si sì, è a lungo parlato dell'Imu. Eh, che era stata spacciata come la nuova ICI, ma sappiamo che in realtà di eh, comunale ha poco perché gran parte del suo introito va allo Stato. In ogni caso, in questi ultimi giorni ci sono delle polemiche perché a quanto pare i comuni stanno ritardando nella messa a punto delle aliquote e quindi l'IMU è destinata a slittare. Sì, questo è purtroppo assolutamente giustificabile da parte dei comuni perché la situazione è abbastanza complessa. Intanto, come abbiamo detto anche in altre occasioni, Aver mantenuto l'acronimo UIMU, cioè imposta municipale unica, che doveva essere eh, diciamo, la tassa sostitutiva di altre tasse nella prima impostazione di federismo fiscale non è corretto, diciamo che è abbastanza fuorviante perché questa in realtà non è neanche più una ICI, cioè imposta comunale sugli immobili, ma propriamente andrebbe chiamata come in origine ISI, cioè imposta statale sull'immobili, che fu introdotta una ventina d'anni fa per la prima volta. Dico questo perché in ogni caso la gran parte percentuale di questa nuova tassa andrà direttamente allo Stato e in parte molto piccola ai comuni. Oltretutto diciamo con un meccanismo proprio di calcolo aritmetico, eh, come dire, abbastanza critico per i comuni perché i comuni hanno la possibilità di mettere da un'aliquota minima a un'aliquota massima. Il problema è che mettendo l'aliquota minima o comunque un'aliquota bassa, la totalità dell'IMU va allo Stato. Per poter avere una piccola rimanenza nei comuni, rimanenza che peraltro è più piccola dell'ICI di qualche anno fa quando c'era e più piccola del trasferimento sostitutivo dell'ICI che lo Stato ha fatto negli ultimi anni, è con che per avere appunto una quota comunque più piccola di questa cifra, i comuni sostanzialmente dovrebbero applicare l'aliquota massima, ovviamente mandando più soldi allo Stato. Quindi tutti i comuni sono un po' in ambascia perché hanno questa decisione ovviamente non facile e quindi se applicare l'aliquota minima e quindi non gravare i cittadini ma avere grossi problemi di bilancio, in bilanci peraltro già estremamente risicati, oppure incrementare l'aliquota, quindi ovviamente pesando di più sulla cittadinanza per avere, peraltro, trattenute pros, presso le proprie casse una quota comunque piccola di questa tassa. Quindi il fatto che solo pochissimi comuni, mi sembra il 6%, abbiano già definito ad oggi che aliquota applicare è assolutamente comprensibile. Senta, le chiedo un giudizio sulla riforma del lavoro, ma ovviamente non c'è abbastanza tempo per, chi, per dire esattamente una sua opinione sulla riforma, più che altro sul destino di questa riforma, perché eh, sabato mattina siamo stati a Castiglione-Olona dove è stata inaugurata la nuova sede della Lega, c'era Roberto Maroni, lo abbiamo intervistato e lui eh, alla domanda, secondo lei il governo verrà giù sostanzialmente an, al momento della votazione, ha detto, beh io me lo auguro perché il governo sta facendo male, eh, probabilmente non verrà giù ma la montagna per togliere al topolino, questo è più o meno la sua opinione. Però è anche vero, lo dico io da osservatore, che la riforma del lavoro così come impostata sta sollevando argomenti che a mio avviso è importante sollevare in Italia, perché sta anche andando a toccare alcuni tabù di cui nessuno aveva mai voglia di parlare. Sì, beh, adesso del governo credo che sia comunque Legato diciamo, a, a poche settimane, nel senso che comunque tra qualche settimana scatta tutta una serie di meccanismi per cui, non potendo poi votare in estate, entrando nel semestre bianco, essendoci tutta una serie di, di coincidenze temporali, se il governo tira in là ancora di qualche settimana, poi fisicamente sostanzialmente non si può più andare alle elezioni comunque fino all'anno prossimo, quindi le elezioni anticipate non se ne possono più fare. Personalmente, visto l'atteggiamento del centro-destra e del centro-sinistra, credo che questo governo andrà comunque fino alla sua fine naturale. Per quanto riguarda l'articolo e comunque la riforma del lavoro, a me sembra che diciamo, si stia facendo una, una riforma molto confusa da una parte, da parte del governo, perché comunque deve dare soddisfazione all'Europa intesa in senso lato che tra le cose da fare gli ha chiesto anche la riforma del lavoro. Non avendo il coraggio di fare una riforma veramente liberista, come in tutti i paesi, cioè sostituendo semplicemente... Eh, il licenziamento eh, senza reintero con un indennizzo economico come fanno in tutti i paesi eh, occidentali equivalenti al nostro, lasciamo perdere il resto del mondo in grande crescita come Cina, India, dove queste cose neanche si preoccupano di, di trattarne, però poi compriamo le magliette da loro, abbiamo fatto chiudere le nostre fabbriche per altri motivi, comunque questo è un altro discorso, però appunto la riforma che si sta facendo rischia veramente di non portare a casa nessun risultato. Perché? Se viene portata avanti così come proposta dal governo, l'unica cosa vera che porterà è un ulteriore danno alle piccole aziende perché verrà applicato anche alle aziende al di sotto dei 15 dipendenti che oggi normalmente nelle cause di lavoro chiudono con un indennizzo dai 4 ai 6 mesi, mentre si troverebbero nella condizione di dover chiudere tra i 15 e i 27 mesi. Indipendentemente dal fatto che sia giusto o sbagliato, ma stiamo alla sostanza, un'azienda di 4 o 5 dipendenti che dovesse avere il problema con un dipendente e dare 27 mezzi di indennizzo è semplicemente un'azienda che chiude e basta. Da una parte. Dall'altra si sta introducendo questo discorso pericoloso dell'ulteriore incremento di contributi da parte delle aziende. O nel caso della copertura della futura cassa integrazione piuttosto che a fronte di qualunque altro tipo di necessità, e questo solo il fatto di parlare di incremento di costo del lavoro in un momento in cui il problema delle nostre aziende è proprio quello, insieme alla burocrazia, è una dimostrazione di quanto un po' siano lontani, e uso un'espressione edulcorata, dalla realtà produttiva del Paese i ministri da questo governo. Dall'altra stanno facendo arrabbiare anche la sinistra che ovviamente per questioni comunque d'ufficio deve mantenere una posizione tetragona, anche se ripeto portare a 27 mesi l'indennizzo va molto al di là di quanto fino adesso si fosse mai fatto, quindi il rischio veramente è che alla fine dopo aver annullato le pensioni di anzianità aver introdotto l'Imu, aver introdotto una quantità enorme di tasse su un argomento altrettanto importante come la riforma del, del, del lavoro, si stiano comportando un po' come facevano i governi precedenti e quindi per paura di perdere l'appoggio di una parte importante della maggioranza che oggi sostiene Monti, alla fine partoriranno veramente il, il topolino, qualcosa che scontenterà tutti ma probabilmente non darà nessun risultato all'economia reale. L'economia reale, che ripeto quello che ho detto anche più volte da, da, questa, da questo studio, ha bisogno di riforme vere che vadano a incidere il costo del lavoro senza diminuire la busta paga netta. Ma diminuendo l'eccesso di tasse e contributi che si pagano sulla busta paga e diminuendo le tasse sulle imprese, che quelle poche imprese che ancora riescono a guadagnare di fatto pagano il 70-75% reale sul reddito reale, quindi situazioni che, insieme all'eccesso di burocrazia, mettono le nostre imprese in condizioni veramente difficili rispetto ai concorrenti. Quindi, tutto questo pacchetto che dopo la tassazione e la messa virtuale in ordine dei conti pubblici doveva rappresentare il pacchetto della crescita e io onestamente faccio fatica a individuarlo. Ecco, questa è un po' la contraddizione in effetti. Lei pensa che il governo stia lavorando più con un'ottica medio-grande indu di industria anziché andare a vedere il nostro tessuto che è quello delle piccole, perché in effetti è questa la sensazione che... Da... Beh, diciamo che questo governo, se andiamo a vedere personaggio per personaggio, è fatto o da persone che arrivano dalla burocrazia dello Stato, dove per burocrazia dello Stato ci mettono anche le università, cose che virtualmente sono enti a sé stanti, in realtà fanno parte di quel grande calderone che comunque è l'amministrazione pubblica, o da grandi imprese bancarie. Quindi sono tutte persone che, in buona fede, mi auguro, hanno comunque una visione parziale della realtà economica, realtà economica che ormai ricordiamo per due terzi dell'occupazione. Crea, cioè in Italia crea, eh, presenta occupati in aziende al di sotto dei 15 dipendenti e solo un terzo nella cosiddetta grande impresa, che peraltro è una grande impresa su scala italiana, che è molto diversa. La grande impresa in Italia sono 500 persone, in Germania se ne è almeno 20.000 se è una media impresa. Quindi anche in senso italiano, quindi la realtà è effettivamente è questa. Quindi negli ultimi anni abbiamo visto oltretutto che si è persa occupazione nella cosiddetta grande impresa mentre è stata recuperata nella media piccola e piccolissima. Quindi giusto o sbagliato che sia, che questo modello sia vincente e perdente, che abbia difficoltà sui mercati, tutto quello che vogliamo, ma l'Italia è fatta da questa cosa. E quindi o si cerca di dare possibilità di migliorare a questo tipo di impresa, parallelamente agli interventi legislativi che cerchino di... Aumentare la dimensione minima delle imprese, aumentare la loro capitalizzazione, tutte le cose giuste che diciamo, la ricerca, tutto, tutto giusto. Ma alla fine la nostra Italia è fatta da per, eh, aziende che al 90% hanno meno di 15 dipendenti e queste 90% di aziende fanno il 67% degli occupati. Quindi o si parla di questa cosa o tutto il resto rischiano di essere discorsi inutili. Peraltro i numeri di questi mesi, e lo dico con preoccupazione, non con soddisfazione anche se siamo all'esterno di questo governo, l'opposizione, i numeri di questi mesi non è che siano tan tanto brillanti, nel senso che comunque abbiamo visto gennaio su dicembre meno 2% di produzione industriale, a fine gennaio, oggi probabilmente è ancora peggio, 9,1% di disoccupazione, il massimo degli ultimi vent'anni, e debito pubblico che comunque è incrementato di qualche decina di miliardi. Quindi virtualmente ci stiamo presentando meglio, Monti sicuramente è un personaggio che ha una sua visibilità, autorevolezza personale indiscutibile, ma ho paura che fra un anno i numeri... Totali del paese saranno molto diversi da quanto oggi la maggior parte dei cittadini si aspetta. Grazie a Presidente Galli, arrivederci presto. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, arrivederci.